Buondì Fiore, buonditoso, buonasera Fiore, buonasera Tose, dipende da che ora guarderai questo video e buon giovedì. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene, video dedicato totalmente alla vittoria della finalissima di Coppa Italia di Serie C da parte del Padova, che sconfiggendo per 1-0 su Tirol al Druso di Bolzano ha portato in Veneto questo importante alloro. Però, prima di cominciare, devo fa voglio farvi presente questa cosa qui, insomma, penso che sia simpatica e la faccio con il cuore, perché ieri sera una piccola società della periferia trevigiana, ovvero il Ramon 1980, perché poi perché sottolineo questo 1980 lo capirete in seguito, ha sconfitto nella finale del trofeo Regione Veneto di terza categoria il Pedavena e quindi per la prima volta in assoluto questa piccolissima realtà mette nella propria bacheca una coppa e nel Ramon giocano due miei amici che vi voglio far conoscere virtualmente. Eccoli qui. Michael Zanet e il bomber Nicola Squizzato, tra l'altro che ieri sera è anche andato a segno, quindi complimenti a questi due ragazzacci. Io immagino che siano ancora in festa e quindi attendo loro notizie quanto prima. Detto ciò, complimenti anche al Padova che con una partita di sofferenza è riuscito a riportare il trofeo nella città del Santo dopo ben 42 anni, perché l'ultima volta che il Padova vinse la Coppa Italia di Serie C era il 19 giugno 1980, stadio Appiani. I biancoscudati sconfissero per 4-0 la Salernitana grazie a una tripletta di Vitale e un gol di Perego, e però da allora il trofeo non venne mai più vinto dalla squadra patavina, che ieri sera è riuscita nell'impresa, ribadisco, giocando una sfida di sofferenza, però non perdendo la testa e tenendo comunque il bandalo della matassa in mano, nonostante su Tirol più volte abbia messo in difficoltà la retroguardia del Padova. Una retroguardia che fondamentalmente presenta come di consueto i soliti bug, e fortuna ha voluto che nel corso della finale disputata ieri sera Fischnaller, la punta del Sud Tirol, avesse veramente una serataccia, perché si è divorato due occasioni a tu per tu con Vannucchi veramente clamorose. C'è stata anche una bella opportunità da parte di Moscati, ben innescato da Maidat e anche il centrocampista difensore altoatesino, ha sbagliato la misura del pallonetto a tu per tu con Vannucchi. Del Padova non v'è stata traccia se non un tentativo sbilenco di Dezzi o qualche tiro dalla distanza di Jelinic di alleggerimento, ma pochissima roba, tanto appunto da far risultare il portiere Meli il cosiddetto spettatore non pagante. Poi nel secondo tempo il Padova si è sistemato un attimo più che altro a metà campo, ha cambiato atteggiamento, ha cominciato a macinare gioco come sa. Prima ha avuto un'opportunità con Settebrini e successivamente poi grazie alla bomba su punizione di Jelinic ha trovato il vantaggio che poi ha conservato verso la fine. Credo tutto sommato che sia una vittoria meritata. Per carità, ai punti avrebbe meritato il Sud Tirol e concordo pienamente con l'analisi fatta dal tecnico biancorosso Javorcic a fine gara, però anche gli ricordo che nel calcio, che di per sé non è una scienza esatta, un qualcosa di certo esiste, ovvero che vince chi fa un gol in più degli avversari. E ieri sera il Padova l'ha anche fatto in una maniera estremamente spettacolare, perché la staffilata di destro dello sloveno su punizione è stato un qualcosa di estremamente importante, ma anche
tecnicamente godibile, perché poi per come ha calciato ha proprio, secondo me, Jelinic cercato quel tipo di conclusione che andasse a, non dico proprio a picchiare in quella maniera, sulla mattonella di fronte a Meli, che poi è stato scavalcato dal pallone, però ecco, diciamo una sorta di maledetta in versione patavina, l'ha cercata, ce l'ha nelle corde, l'11 bianco scudato, questo genere di conclusione, quindi credo che tutto sommato, ribadisco, sia un successo meritato. Chapeau a Mister Oddo, ottava partita da quando è arrivato a Padova, volevo dire ottava partita. Da quando siede nella panchina del Padova, scusate, mi sto impappinando anch'io ogni tanto, però vabbè, sono come di consueto un po' rincoglionitello. E 8 vittorie che valgono il meno 2 in classifica dal Sud Tirol, e questo trofeo è importante. Tra l'altro, ribadisco, chapeau all'attuale tecnico del Padova che ha condiviso la vittoria con Mister Pavanel, oggettivamente vero autore dell'arrivo dei bianco scudati in finale. Poi, come tutti ben saprete, il suo percorso con la squadra della Città del Santo si è interrotto, e sotto certi punti di vista è stata anche una manna dal cielo, perché oltre a vincere questa sorta di anticamera del big match che ci sarà tra 2 settimane tra lo stesso Padova e il Sud Tirol, porta a casa un trofeo, pone la squadra in una posizione meravigliosa, perché adesso ci sono 2 partite da tenere estremamente sott'occhio domenica, e sono a mio avviso ancor più decisive rispetto a quella che si disputerà al Druso tra 2 settimane, perché Fiorenzuola e Gian Erminio, Fiorenzuola versus Sud Tirol e Padova versus Gian Erminio, non so perché mi è venuto sto versus, ma lo diciamo, saranno appunto le sfide determinanti che poi introdurranno il big match, il match of the year, perché in base poi ai risultati che ci saranno domenica vedremo che cosa potrebbe dire il super match del Druso. Come ci arrivano le squadre? Ma a mio avviso mentalmente il Sud Tirol è un pochino in debito d'ossigeno, il Padova invece ci arriva in pompa magna, ma proprio per questo motivo il team di Oddo non deve assolutamente abbassare la guardia. Ricordo un episodio estremamente clamoroso nel corso degli anni 80, quando in un Lecce retrocesso sconfisse una Roma lanciatissima verso l'alloro e appunto condannò i giallorossi a una sconfitta clamorosa che gli costò il tricolore ai danni della Juventus. Quindi le partite si devono giocare, poi si fanno i conti, poi si fanno i calcoli. Il primo step è questo, sia per il Sud Tirol che per quanto riguarda ovviamente il Padova, sconfiggere i rispettivi avversari domenica. La Giana ha delle residue speranze di salvezza, quindi venderà cara la pelle. All'andata, per carità, era un contesto completamente diverso, però è una delle poche squadre che io ho visto veramente mettere in difficoltà il Padova, almeno per quel che concerne quelle della bassa classifica. Fiorenzuola, che col Sud Tirol potrebbe chiudere ipoteticamente, se non ricordo male, il discorso salvezza, guadagnandola addirittura matematicamente. Adesso sto andando a memoria, però insomma, credo che è chiaro che anche i romagnoli vogliono porre veramente la parola fine sul discorso salvezza, e quindi una tappa fondamentale è proprio quella di far punti contro la capolista. E, ripeto, si possono aprire 300.000 scenari, non sto qui ad elencarli tutti quanti, staremo a vedere quello che accadrà nel prossimo turno del campionato, che poi, ripeto,
appunto accompagnerà una lunghissima settimana verso quella che a mio avviso è la sfida che potrebbe decidere il campionato. Ripeto, dipende da come ci arrivano le due squadre a livello di punti. È chiaro che nessuno ad oggi, o diciamo in tantissimi, non avrebbero immaginato che ci potesse essere un contesto del genere, ovvero un Padova a meno 2 dopo che per un certo momento del campionato, se non erro, c'è stato anche il rischio di meno 10, meno 7 sicuro, non ricordo male, se non ricordo male ci fu anche un periodo di un meno 10. Credo, come dissi a suo tempo in altri video, che era fondamentale arrivare alla sfida del Druso con un gap abbastanza ristretto tra Padova e Südtirol, e Mister Oddo ci è riuscito. Mantenere questo genere di distanza anche domenica, secondo me, sarebbe l'ideale. Poi, per carità, se si accorcia ancora di più per il Padova la distanza, ben venga, ma non penso che il Südtirol sia un ostacolo semplice da superare per il Fiorenzuola, per quanto non stia vivendo un momento brillantissimo, per quanto qualcuno dica che la squadra totesina è bollita. Io sinceramente ieri sera non ho visto una squadra bollita, per cui così vado a sensazione. Credo che si giungerà al match del Druso con le due squadre così, a meno due una dall'altra. Tra parentesi, poi sempre le due compagini hanno abbondantemente superato la totalità dei punti con la quale l'anno scorso il Perugia è andato in Serie B, perché gli Umbri con 79 punti hanno vinto il campionato. Ad oggi il Padova ne ha 81 e su Tirol addirittura 83, quindi complimenti comunque alle due realtà. Staremo a vedere poi quel che succede nel prossimo turno di campionato. Prima di chiudere, comunque, anche un ringraziamento pubblico a tutti voi che veramente mi avete riempito di elogi, complimenti e soprattutto di visite sul riflesso filmato che ho realizzato per la casa di C.com. E veramente grazie, grazie infinite, perché i vostri attestati di stima sono la benzina, il fuoco, l'energia che mi dà uno stimolo ulteriore per andare avanti. Un abbraccio e un bacione affettuoso ad Ilenia Calli, che ogni volta squisitamente mi invia queste foto meravigliose inerenti alla sua squadra del cuore, ovvero il Padova. E quindi direi che ho detto veramente tutto e ribadisco, grazie, grazie, grazie di cuore per il vostro supporto, tanto più che anche Stene Channel sta raggiungendo numeri importanti e non me lo sarei mai aspettato. Bene, fiori benetose, direi che è giunto il momento di congedarmi, per cui, come sempre, ringraziandovi della vostra cortese attenzione. Vi invito anche, se volete, a seguirmi sul mio profilo Instagram. E come sempre, cosa dirve? Che vi voglio bene, steme bene e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti!